Salve a tutti e ben ritrovati qua su Sai Che in Puglia. Oggi ci troviamo a Castellana Grotte in compagnia del vicepresidente Alessandro Campanella, dove quest'anno nel Natale castellanese hanno voluto realizzare queste natività sparse nel paese. Alessandro, qual è il vostro progetto? Innanzitutto ringrazio te, ringrazio voi di Sai Che in Puglia Web TV per questa mattinata insieme. Il progetto è Presepi a grandezza d'uomo. È un nuovo progetto che arriva a Castellana, sono 5 natività proprio a grandezza d'uomo, non solo statuine, ma che superano quel mezzo metro, quasi il metro. Sono delle innovazioni che la PS Giovani Castellanesi quest'anno ha voluto riportare alla luce in questo paese. Questo presepe è stato realizzato con la collaborazione delle maestre e alunni della scuola ICT Tauro Viterbo, non per niente si trova proprio di fronte l'Istituto Comprensivo Tauro Viterbo. È un presepe semplice, saranno un po' tutti semplici perché rappresentano l'essenziale, il simbolo del Natale cristiano che è la Natività con la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino, e in questo caso ci sono anche delle pecorelle che stanno brucando l'erba delle piazze castellanesi. Va bene, allora ti ringrazio e proseguiamo il nostro iter. Alessandro, ci troviamo qua in Largo Porta Grande con un'altra opera. Questo è un presepe a grandezza d'uomo come quello che abbiamo appena visto ed è fatto integralmente di plastica. Si trova in Largo Porta Grande, diciamo che è la seconda tappa del nostro mini viaggio. Questa è una natività ancora più semplice di quella che abbiamo già visto perché ha solamente Madonna, San Giuseppe e il bambinello tra le mani e ci sono anche bue e asinello. Ci troviamo in un altro contesto. Dove? Ci troviamo nel centro storico di Castellana Grotte, di fronte a quella che è conosciuta come Curia Baronale o Palazzo de Consolibus. Qui sono stati realizzati due presepi. Uno in ferro ed è quello realizzato con una tecnica nuova, inciso su un bidone di ferro che rappresenta anche qui l'essenziale, la natività con qualche componente in più del presepe. Questo bidone è illuminato con la luce, viene riflesso tutto quello che è il fascio luminoso della natività, quindi un raggio di luce per la nascita di Gesù. E qui invece c'è il presepe con le statuine, un po' classico, però anche questo diffuso su un territorio un po' più grande sotto un albero d'ulivo. Questo è chiaro, si vede un albero d'ulivo che qui nel centro storico ormai regna da qualche anno, e questo presepe che aspira ad essere anche un punto da visitare tutto l'anno, anche se il presepe ha una durata più breve, però l'obiettivo è continuarlo durante tutto l'anno. Ci troviamo in Largo San Leone Magno di fronte alla Chiesa Madre, così conosciuta a Castellana, e abbiamo scelto proprio questo presepe in legno perché è legno che è stato albero, vita per nuova vita, che è quello il simbolo del presepe, la nuova vita che arriva tra noi ogni anno. Questo è stato un presepe scelto e voluto fino all'ultimo, anche se molto pesante e molto faticoso da realizzare. Rappresenta anche questo l'essenziale, Madonna, San Giuseppe, la Natività completa con bue e asinello. Abbiamo finito con quest'ultimo presepe il nostro iter in Castellana. Grazie Alessandro per averci presentato queste vostre opere. Sì, allora innanzitutto il ringraziamento lo faccio io a nome dei giovani castellanesi, a voi che avete fatto questo mini giro con noi in questa giornata.
L'invito che sentiamo di proporre è quello rivolto ad artigiani che con propria arte e proprio mestiere per il prossimo Natale possano loro realizzare dei presepi a grandezza d'uomo. Penso al fabbro che può realizzare qualcosa in ferro o anche tutti gli altri artigiani. Sarebbe proprio bello avere una Castellana piena veramente tra vie e piazze di queste natività. Grazie. Da Saikei in Puglia è tutto. Iscrivetevi al canale in modo che vi potete gustare i prossimi video e a presto. Saikei può interessare o coinvolgere anche te. Grazie per aver visto il video, sicuramente è stato di tuo gradimento. Per realizzare altri video abbiamo bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al nostro canale. A te non costa nulla. Per noi invece è molto importante, così ci aiuti a rendere più popolare il Saikei in Puglia.